Proviamo a realizzare il profilo di un vaso che poi ritratteremo successivamente attraverso le NURBS. Attiviamo la finestra front, allarghiamola in maniera completa, attiviamo uno snap 2D e uno snap angolare, decidiamo di snappare il nostro cursore non soltanto alla griglia, che avrà uno spazio di 10 unità, che porteremo a 5, quindi fittendola, ma anche a endpoint, cioè alla estremità di alcune curve, cioè all'estremità dei nostri segmenti. Andremo nello shape e disegniamo la linea. La linea è disegnata con un tipo iniziale a corner e vogliamo che sia a corner anche successivamente, cioè spigolo, angolo. Facciamo un pan. Della nostra finestra e torniamo a disegnare la nostra linea. Cerchiamo di trovare un profilo che possa assomigliare per esempio a un vaso o una coppa, quindi cominciamo a lavorare con una spezzata in questo modo. Premiamo invio, cioè il pulsante destro, per poter ridefinire questa immagine. A questo punto decidiamo di cambiare innanzitutto il colore perché sia più visibile al nostro oggetto. Un blu scuro potrebbe andare bene. E lavoriamo su questi spigoli. Per esempio, attiviamo il nostro pannellino Modify, andiamo alla selezione dei vertici, selezioniamo il primo vertice. L'idea è quella di, per esempio, stondare questo vertice di 2 unità di misura, quindi inseriamo 2 e clicchiamo su Fillet. Se noi andiamo a zoomare nella nostra zona abbiamo ottenuto uno stondamento di 2 unità. Non solo, allarghiamo la nostra immagine e facciamo un pan. Abbiamo sempre il livello di selezione, cioè quello di vertice. Questo potrebbe andare bene a spigolo vivo, per esempio questo qui vorremmo smootharlo, quindi col pulsante destro su questo spigolo, poi smooth. Analogamente su questo spigolo, pulsante destro e poi smooth. Otteniamo una forma un po' più tondeggiante. Per esempio, in questi casi possiamo eliminare uno spigolo cliccando su questo e poi premendo il tasto Canc. Cambiamo lo zoom. Anche quest'altro, premiamo il tasto Canc e lo cancelliamo. Anche questo, il tasto Canc e lo cancelliamo. Otteniamo una linea retta. Per Vogliamo inserire un vertice all'interno di questa linea retta. Per fare questo clicchiamo sul pulsante Insert e clicchiamo col pulsante Insert, dicevo, e clicchiamo sulla linea in cui comparirà un nuovo vertice. Una volta deciso di farlo comparire, riclicchiamo col pulsante sinistro per fissarlo e col pulsante destro per finire il nostro lavoro. Stacchiamo Insert, selezioniamo questo nostro vertice e non come smooth, ma come bezier,
Bézier permette di controllare le tangenti, per esempio in questo modo. Possiamo tranquillamente controllare le tangenti della curva che converge in questo spigolo. Stacchiamo lo snap 2D in maniera da avere maggiore movimento e cambiamo le curve di questo nostro oggetto. Selezioniamo per esempio questo vertice. Vogliamo che ci sia un angolo e quindi non una curva, ma vogliamo contornarne comunque le tangenti. Clicchiamo col pulsante destro e clicchiamo su Bézier. Come si vede, ci sono le due tangenti ad angolo. Zoomiamo in questa zona per vedere l'effetto, selezioniamo il nostro vertice Bézier Angle, clicchiamo su Muovi e controlliamo in maniera tale che la tangente della nostra curva sia praticamente quasi orizzontale e molto stretta. Arretriamo lo zoom, selezioniamo di nuovo questo spigolo. Possiamo ampliarlo un po'. In questo modo. Analogamente stondiamo questo con smooth. Anche questo con smooth. Facciamo uno zoom ulteriore di questa finestra. Un pan per centrare la parte che cui lavoriamo. Possiamo lasciare vivo questo spigolo, invece quest'altro con uno smooth. E questo, per esempio, potrebbe essere il nostro profilo. Stacchiamo il livello di selezione sotto oggetto e abbiamo il nostro profilo. C'è una leggera gobbettina in questo senso, quindi torniamo al nostro sub-object. Possiamo cancellare questo spigolo e rendere questo con un Bézier, in maniera tale da addolcire la curva secondo il nostro volere. Ristacchiamo Sub-Object e abbiamo ottenuto il nostro profilo. A questo punto vogliamo ricreare il profilo interno. Per fare questo potrebbe essere molto utile lavorare con le NURBS. Abbiamo creato con un precedente video il profilo di una coppa, il profilo esterno. Vogliamo creare il profilo interno. Per fare questo operiamo su alcuni modificatori della nostra linea. Selezioniamo la linea, andiamo nel pannellino Modify e in questo caso lavoriamo con i singoli tratti. L'idea è quella di creare una linea interna alla prima. Selezioniamo il primo tratto. Cioè, selezioniamo tutta la curva. Selezioniamo la curva e, scorrendo, otterremo acceso l'opzione Outline, alla quale si potrà dare, per esempio, 2. Verrà creato un profilo di 2. Oppure 4. Verrà creato un profilo di Outline di 4. Cioè, in pratica, annulliamo le ultime operazioni in maniera tale che si possa vedere la differenza, viene fatta una specie di offset dalla prima curva di una certa entità. Se si vuole fare in modo invece che la curva stabilita sia la parte centrale di questo outline, è possibile selezionare centro, poi 4, questo è il risultato che si ottiene.
Questa curva è una curva unica, che può essere manipolata in maniera globale. A quel punto, per esempio, stacchiamo outline, si può spezzare questa curva. Andiamo nel vertice, decidiamo di spezzare questa curva in questo vertice, selezioniamo ancora questo vertice e lo muoviamo, per esempio qui. Oppure, ancora meglio, selezioniamo i vari pezzi di curva e cancelliamo quelli che non ci servono. Selezioniamo questo vertice e spostiamolo, ad esempio, qui. Mi accorgo adesso che non c'è lo Snap 2D, quindi si annulla l'ultima operazione, si attiva lo Snap 2D, si seleziona il nostro oggetto che andrà inserito qui. Si cambia da corner a smooth, si zoom su questa zona, si potrebbe per esempio selezionare il singolo tratto, cancellarlo e spostare invece questo vertice. In questa posizione. Si zoom in questa zona, si decide di semplificarla semplicemente selezionando questo vertice e cancellandolo, questo vertice e cancellandolo, questo vertice e cancellandolo. Zoomiamo ancora, selezioniamo quest'altro vertice, rendiamolo smooth, selezioniamo quest'altro vertice, rendiamolo smooth, questo vertice cancelliamolo. Questo vertice cancelliamolo, questo vertice lo spostiamo in questo modo ed ecco praticamente, tornando a noi, il nostro profilo sdoppiato in maniera abbastanza semplice. Vediamo adesso un genere di elementi geometrici di 3D Studio Max molto potenti, i NURBS. NURBS sta per Non Uniform Rational B-Spline, sono in pratica degli oggetti, curve, superfici, oggetti tridimensionali in genere, che hanno la particolarità di poter essere deformati, di poter essere manipolati, e di poter generare dei sottooggetti da oggetti base in maniera molto semplice e in maniera molto potente. Diciamo innanzitutto che esistono delle geometrie NURBS già predefinite, che sono però delle geometrie molto semplici. Si trovano nel pannellino Create,
poi col pulsante geometry e si va a NURBS Surface. Questa è la prima categoria di NURBS presenti ed esistono due sottocategorie, il Point Surf e CV Surf. Però di NURBS ce ne sono anche altri tipi. Nel pulsante Shapes, sotto Spline, si trovano NURBS Curves. E anche in questo caso esistono curve di punti e curve CV. CV sta per Control Vertex. In pratica, tutti gli oggetti con l'indicazione CV sono degli oggetti che hanno dei punti di controllo nei vertici. Allora, vediamo innanzitutto le caratteristiche fondamentali di questi elementi base, in maniera da prendere un po' di mestichezza con i loro parametri. Andiamo nel pallinino Create, Geometria e andiamo a NURBS Surface. Vediamo la prima cosa, i CV Surf. Applichiamo il modificatore, lo Snap 2D e creiamo una semplice superficie piana quadrata. Tra i parametri di creazione si vede lunghezza e altezza di questa superficie e il numero di punti, che sono quelli verdi segnati dalla griglia gialla, che permettono il controllo di questa superficie. Aumentiamo questi punti da 4 a 10, sia per la lunghezza che per l'altezza. Si infittisce la nostra griglia. In pratica, il procedimento di creazione è qui terminato. E quindi possiamo tranquillamente concentrarci su altri parametri di questa superficie NURBS, che però sono accessibili esclusivamente dal menu Modify. La nostra NURBS è selezionata. Andiamo nel pannellino Modify. E qui compaiono una enorme quantità di parametri e un'enorme quantità di tendine. Chiudiamole tutte in maniera tale da fare un piccolo riassunto. Ci sono delle proprietà generali, delle proprietà che impostano il modo di visualizzare le linee, una proprietà di approssimazione delle superfici e una proprietà di approssimazione delle curve nella visualizzazione, e poi ci sono delle tendine che permettono, sulla base di questa superficie NURBS creata, di creare dei punti, di creare delle curve e di creare ulteriori superfici. Questi sono tutte tendine che verranno usate successivamente. Questo per far capire che in realtà le NURBS sono degli oggetti molto complessi e molto diversi da quello che apparentemente può sembrare. Allora, vediamo innanzitutto come muoversi in una NURBS. Una NURBS è costituita da elementi vari. Cioè degli elementi costitutivi di una NURBS, ai quali si può accedere o attraverso il pulsante destro della nostra tendina, o in maniera più generale attraverso i rollout e in particolare attraverso i sottoggetti. Quando si lavora con le NURBS non si fa altro che manipolare dei sottoggetti, oppure usare dei sottoggetti di una NURBS per creare altri oggetti. Quindi clicchiamo su Sub-Object ed ecco che ci vengono evidenziati i sottoggetti di questa Sub-Object. Abbiamo innanzitutto la superficie nella sua globalità e quindi è possibile muovere, spostare, selezionare questa superficie in maniera selettiva. In particolare questa nostra superficie è costituita esclusivamente da un pezzo, quindi la selezione che compare qui può essere fatta o sulla singola superficie oppure su tutte le superfici costituenti la nostra NURBS. In questo caso, ripeto, ne abbiamo una, quindi è assolutamente equivalente. E poi abbiamo Surface CV, cioè i control vertex della surface, che non sono altro che i puntini verdi nella griglia gialla che abbiamo creato all'inizio. Una volta
deciso di lavorare sotto i Subobject Surface CV, vediamo qui come sia possibile modificare questa superficie attraverso i control vertex. Abbiamo la selezione di un singolo vertice. Proviamo a selezionare un singolo vertice. Il vertice diventa rosso ed è possibile operare su questo vertice in maniera libera. Ad esempio, nella finestra front lo spostiamo lungo l'asse Y verso l'alto. Quello che si vede è che la nostra superficie si sta bombando. Per esempio, è possibile selezionare in questo modo una riga, una colonna di vertici a partire da un punto selezionato. Anche in questo caso andiamo, per esempio, nella finestra left. E muoviamo verso il basso questo oggetto. Come vedete c'è una deformazione della nostra superficie. Proviamo a fare un rapido render. Come vedete, queste superfici sono particolarmente modellabili. Cioè, la loro modellazione non è legata alla tassellatura, così come nelle altre geometrie, ma sono superfici quasi paragonabili a della stoffa, per esempio, molto malleabili, che è possibile deformare nella massima libertà, ottenendo praticamente tutte le forme più sinuose e più definite. Una volta finito di lavorare col nostro oggetto, in particolare con i suoi control surface, sarà sufficiente deselezionare il livello di selezione, che è appunto quello di subobject, e quindi tornare a una geometria semplice, che è quella di appunto un piano deformato. Ma vediamo per esempio l'altro tipo di Noob's Surface, giusto per avere la differenza con quest'altra. Cancelliamo col tasto Canc questa superficie e andiamo a Point Surf. Creiamo un'altra superficie analoga alla precedente. In questo caso si vede come i punti di controllo non siano nei vertici, ma siano sui lati. Decidiamo di aumentare la definizione anche di questi da 4 a 10. Si infittisce la mesh di punti verdi che andranno a modificare la nostra superficie. Andiamo nel pannellino Modify per iniziare il lavoro. Anche in questo caso appaiono numerosi parametri. Alcuni parametri sono uguali, alcuni sono differenti. Il roll bar. Cioè le tendine rollout sono sempre bene o male le solite. Andiamo a vedere quali sono gli oggetti che compongono questa NURBS. Anche in questo caso abbiamo la superficie e non abbiamo più i point CV, ma abbiamo semplicemente dei punti, che sono i punti che sono invece all'interno della faccia. Proviamo a selezionare in questo modo i punti, andiamo nella finestra front, solleviamoli e vediamo come la deformazione sia effettivamente un po' differente. Ecco qui l'effetto ottenuto. Proviamo nella finestra top a ruotare questi vertici. Ecco
e scegliamo una visualizzazione diversa. In questo caso, come vedete, i vertici rossi vanno esattamente a coincidere con i vertici della superficie, mentre nel caso precedente erano piuttosto distaccati. Proviamo a fare un render. Come si vede, il risultato è molto definito e molto potente. Ma si potrebbe dire che lavorando su dei piani deformabili ci siano poche possibilità di lavoro. In realtà gli oggetti NURBS sono moltissimi, non sono quelli esclusivamente piani. Resettiamo il nostro 3D Studio Max e vediamo l'altro tipo di NURBS che è quello di tipo Shapes. Andiamo a NURBS Curve. E vediamo di creare in questo caso non più una superficie NURBS, ma una curva NURBS con il control vertex. Si tratta di disegnare una linea con lo stesso principio in cui veniva disegnata per gli shapes normali. Anche in questo caso è possibile, per esempio, disegnare una linea tridimensionale semplicemente cliccando con il tasto CTRL premuto, ad esempio cliccando nel primo punto, cliccando nel secondo punto con il CTRL premuto, si fisserà la coordinata nella finestra top e ci si può spostare nella finestra front e left liberamente con il mouse. Si clicca ancora e si continua. Si sceglie una nuova posizione in top. Si clicca col pulsante CTRL, si è fissata la posizione in top, si va per esempio a trovare un'altra posizione nella finestra left e front, e poi a quel punto si finisce per esempio ricliccando sul primo punto e chiudendo la curva, ottenendo quindi una curva tridimensionale. I parametri sono molti. Uno di questi parametri è la possibilità di renderizzare queste linee e quindi cliccando sul renderable e dando lo spessore, ad esempio 4, facendo un render sarà possibile vedere queste linee NURBS come se fossero effettivamente tridimensionali, ma con un volume. Come si vede, la seconda linea creata, quella tridimensionale, è visibile, mentre la prima non visibile. Questo perché spesso le curve NURBS sono usate come linee di costruzione. Quindi in alcuni casi sarebbe necessario non far vedere le NURBS. In altri casi, invece, è molto utile far vedere le NURBS. Quindi praticamente, cosa è stato visto adesso? Stata vista una semplice linea tridimensionale. I suoi parametri nel pannellino Modify sono effettivamente molto complessi e sono come quelli di una qualsiasi NURBS. I sottoggetti di una curva NURBS, però, sono ulteriormente diversi. Abbiamo i control vertex, perché è una curva in control vertex, e abbiamo una curva selezionabile nella sua totalità. Diventa rossa perché è stata selezionata. Nel caso in cui si decide di selezionare un control vertex, è possibile selezionare uno di questi vertici qualsiasi, spostarli nello spazio, un po' come si fa con le linee shapes normali. Ma fino adesso non abbiamo fatto nient'altro o niente di diverso rispetto a quello che si poteva fare con un piano ben tassellato o con uno shape ben definito. Infatti, le proprietà delle NURBS sono molte. E questo è soltanto il punto di partenza, cioè la base per poter lavorare.